Grazie Presidente e porto a voi il saluto dei militanti e dei sostenitori umbri. Essere leghisti non è facile a quelle latitudini e lo dico avendo visto nel lavoro dei militanti e dei sostenitori la fatica di una terra che da sempre è governata dai rossi e che non fa sconti. Occorre tuttavia una riflessione importante. Il nostro ruolo non può limitarsi semplicemente a guardare. La Lega è un movimento. La Lega deve dare esempio ad altri di come si possono liberare i popoli e Scusate, coloro che anelano alla libertà attraverso una militanza politica come quella che fa il leghista all'interno del movimento. Occorre impegnarci e ricordarci anche che l'attività non si sviluppa se non ci sono sostenitori. Il nostro impegno non può essere solamente quello del mantenimento delle sezioni, piuttosto di chi è militante da tanti anni dicendo, beh, io la mia parte l'ho fatta, adesso tocca ad altri. Chi è militante deve dare l'esempio ad altri ed ha come proprio dovere principale quello di allargare il cerchio di coloro che aspirano alla libertà e far capire che solo la Lega, attraverso il messaggio di unione dei popoli, può dare una speranza al futuro. Lo abbiamo sentito prima qui dal palco da esponenti di altre forze politiche o di altri movimenti che aspirano alla libertà e che guardano oggi alla Lega con speranza. A noi questo deve sembrare qualcosa di più di una semplice opportunità, è un dovere. Il messaggio iniziale di Umberto Bossi parte in Lombardia, si allarga, poi c'è l'unione col Veneto, con le altre regioni della Padania e arriviamo a fine in Umbria. Oggi dobbiamo essere tutti assieme, ricordarci che quanto sta avvenendo col governo di Renzi è quanto di più lontano ci sia dalla libertà che abbiamo sempre professato la nostra gente. E per chi fosse sfuggito, faccio una memoria. Attenzione, perché nelle cosiddette riforme che stanno portando avanti ci sono anche modifiche a quelle libertà a cui abbiamo appena avuto accesso con il referendum. Abbiamo fatto tanta fatica a raccogliere 571.000 firme in tutto il paese per dire basta alla Fornero. Se si passa con quella riforma si arriverà ad 800.000 firme, un limite che renderà impossibile per chiunque voglia contrastare il potere di uno Stato centralista dire no, basta. Ecco, tutto questo lo dobbiamo fermare attraverso la nostra azione. Dobbiamo essere attivi sul territorio, allargarci, non avere paura di includere nuove esperienze e sostenitori. E ricordarci sempre che quello che scrive la Padania è quello che pensa la Lega, non quello che scrive il Fatto Quotidiano, perché chi legge il Fatto Quotidiano e poi parte da lì per attaccare la Lega e dice di essere militante, non è degno di essere militante. Dobbiamo fare un bagno di umiltà e comprendere che noi come leghisti non abbiamo da rimproverarci nulla. Dobbiamo essere in grado invece, riconoscendo come abbiamo fatto i nostri errori, di andare all'attacco di chi invece sta dando l'assalto alle nostre istituzioni. E non è per caso se in questi giorni escono degli attacchi fangosi sulla stampa. Non credete che chi scrive male della Lega sia un nostro amico. Chi lo crede è un folle e certamente non è un buon militante. E anche su questo credo che il Congresso debba dare un messaggio chiaro. Dica al Congresso, fate sentire la voce. No, basta con coloro che all'interno della Lega non fanno il bene della Lega. Come ho detto prima Calderoli, dietro quelle tende ci sono le porte. Esca, c'è tanto spazio nella bocciofile, ma non nella Lega Nord. Chi sta nella Lega Nord milita per la Lega, milita per il programma politico e milita per portare avanti una linea politica che traccia il Congresso e che è nelle mani del segretario federale. Con questo noi saremo di esempio anche agli altri. La Lega è un movimento politico, non si ferma davanti agli ostacoli. Li supera, passa oltre, ma dobbiamo farlo tutti assieme. E con questa forza ci sarà anche l'Umbria assieme alle altre regioni del paese.